Buongiorno e bentornati all'informazione su TG Ci vuole Costanza News. Partiamo subito con la prima notizia. Un tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Vallata, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita mentre lavorava in casa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto da un'impalcatura esterna facendo un volo di circa 6 metri. Nonostante i tentativi di soccorso, il 65enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente. La salma è stata affidata ai familiari su disposizioni dell'autorità giudiziaria. Si è conclusa ieri la lattiranza per un 32enne rumeno ricercato dalle forze dell'ordine italiane per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. È stato arrestato a Bucarest, in Romania, grazie alla collaborazione tra i carabinieri della compagnia di Avellino e la polizia rumena. Il provvedimento di arresto europeo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino dopo che l'uomo tra gennaio e ottobre di quest'anno aveva maltrattato ripetutamente l'ex compagna. Dopo aver accertato la latitanza, le indagini dei carabinieri, che hanno coinvolto analisi del traffico telefonico e dei movimenti internazionali, hanno condotto alla sua individuazione nella capitale rumena. Il 32enne è stato trasferito nel carcere di Bucarest e ora in attesa di estradizione verso l'Italia, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico. Momenti di terrore e panico questa mattina lungo la statale 96 tra Toritto e Altamura, dove un gruppo di rapinatori ha compiuto un violento assalto a un furgone portavalori. L'attacco, avvenuto intorno alle 8, ha visto l'utilizzo di armi pesanti e esplosivi, con i malviventi che hanno bloccato la strada posizionando auto incendiate. Il traffico è stato paralizzato e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare le fiamme. Tre guardie giurate che si trovavano a bordo del furgone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono gravi. L'assalto è stato estremamente violento e ben organizzato, suscitando preoccupazioni per la crescente escalation di attacchi simili. Non è ancora chiaro l'ammontare del bottino. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili, probabilmente legati a una banda criminale. Ci spostiamo a Montella. Nel corso della 40ª Sagra della Castagna, i carabinieri hanno attuato un servizio di controllo straordinario che ha portato al ritiro di patenti e a sequestro di veicoli senza assicurazione. Sono stati anche messi fogli di via obbligatori, mentre alcune persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta e segnalate per possesso di droga. Ci spostiamo ad Ariano Irpino, dove il vescovo Sergio Melillo ha rotto il silenzio con una lunga lettera pubblicata sulla pagina Facebook della diocesi, in cui risponde alle polemiche sollevate della vicenda che ha coinvolto una suora arrestata e attualmente agli arresti domiciliari. Il vescovo ha precisato di aver deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche per rispetto del segreto istruttorio e delle indagini in corso. Una scelta che non è stata compresa da tutti, ma che considera giusta per non interferire con il lavoro della magistratura. Inoltre, il vescovo ha ribadito la sua piena collaborazione con le forze dell'ordine e ha espresso fiducia nella giustizia, aggiungendo che la verità emergerà nei tempi e modi opportuni. Tuttavia, ha anche annunciato che intraprenderà azioni legali contro chi lo accusa di diffamazione, difendendo così la sua integrità e quella della diocesi. I carabinieri di Sant'Angelo all'Esca hanno partecipato al forum giovanile di Luogosano per sensibilizzare i giovani sulla cultura della legalità, affrontando in particolare il problema della devianza giovanile e l'uso di sostanze stupefacenti. L'incontro, a cui hanno preso parte anche il sindaco e il parroco, ha puntato a informare i ragazzi sui rischi legati a comportamenti e sulle conseguenze delle scelte sbagliate. E se il nostro paese ci si impegna a sensibilizzare le future generazioni, oltreoceano le scelte politiche hanno portato a un clamoroso ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Un risultato che ha scosso l'opinione pubblica internazionale. Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, ribaltando le previsioni e conquistando un secondo mandato. Nel suo discorso di vittoria ha promesso di restituire l'America agli americani. Trump ora si prepara ad affrontare le sfide interne ed esterne con un paese diviso e le relazioni internazionali in evoluzione.
Matteo Salvini esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Il vice premier italiano ha pubblicato un post sui suoi canali social definendo l'esito elettorale una giornata storica. Si conclude qui il nostro telegiornale, vi diamo appuntamento a domani, grazie per averci seguito.